Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo qui con la serie delle 7 signori dei nostri gamberetti alla conquista del mondo che stanno iniziando a soffrire di vertigini pesantemente raga, pesantemente. Allora, prima di partire col video raga io vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto che state dando a questa serie. Io vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, i link li trovate in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare anche tramite PayPal, il link lo trovate in descrizione. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok raga, allora, noi siamo al 20 febbraio 2020, siamo messi in classifica benissimo, siamo primi a 39 punti, però ovviamente abbiamo le partite ormai sono sballate. L'importante comunque, siamo primi a 79 punti, che stavo a dire? L'importante, signori, è che il sesto posto, che è l'ultimo posto per i playoff, è a 68, quindi noi siamo 11 punti sopra, diciamo, l'ultimo punto per andare in promozione. Per andare in promozione, certo, dovessimo andarci in promozione diretta sarebbe molto più bello che doverci andarci a giocare i playoff, che poi sono molto rischiosi, praticamente, sono molto rischiosi. Ma dobbiamo sempre cercare di fare il massimo che possiamo fare per noi. Facciamo gli allenamenti, per prima cosa, noi abbiamo difensori centrocampisti che sono rotti, quindi alleniamo gli esterni. Alleniamo gli esterni, vediamo se qualcuno cresce, non cresce nessuno. Bravi ragazzi, così vi voglio così, complimenti, complimenti, va bene, va bene. Allora, poi abbiamo Vaz che si lamenta perché vuole giocare di più. Vaz mio, bisogna giocare più spesso, il mio attuale minutaggio, il tuo posto di squadra non è a rischio. Vaz, ti sei rotto per 2 mesi, dico, cosa vuoi di più dalla vita, amico mio? Sei stato rotto per 2 mesi, dico, se non hai giocato è perché appunto eri a casa col cerotto nella ferita. Ok, va bene, ok, la prossima partita comunque lo facciamo giocare così si tranquillizza. Richiesta di Dave Johnson. Ah, il The Rock dei poveri, ma che vuole? Ci ha riferito che lei non ha fatto niente per risolvere il problema in questione legato al suo scarso, non ci piace aver giocatore, la invitiamo a concedere un minutaggio maggiore o a trovare una squadra disposta a prendere. Ma l'ho messo in prestito, l'ho messo in prestito, è lui che non se n'è voluto andare, non ha trovato uno straccio di squadra che lo comprasse, dai, ma porca di una paletta ambriaca. Allora, avevamo detto, raga, nello scorso video che dovevamo fare un po' di turnover, così diamo anche spazio agli altri, anche se è un po' rischioso perché rischiamo praticamente di buttarci la zappa sui piedi. Però dobbiamo far giocare un poco tutti, raga. Quindi leviamo Mariani e facciamo giocare a Amponsà prima che si arrabbia. Davanti facciamo, leviamo Morris e facciamo giocare a Naga. E qua aspettate, leviamo Mariani, Casadei, Nicholson, Cunningham, troppi centrocampisti. Fuori Cunningham, dentro Teco. Ok, Mariani lo mettiamo di qua, Teco, va bene, e Mariani però lo spostiamo di qua, va bene, ok, ci siamo, formazione sistemata, andiamo a giocare la prima partita del video, raga, che non mi ricordo quanto diceva, contro il Doncaster, ok, che non è fra i primi 6, quindi dico, dovremmo riuscire, rimanendo concentrati, a portarci a casa un bel risultato. Sabato 26 febbraio 2022, loro vengono da un pareggio contro l'Oxford, noi che ci famo? Ci vinciamo 3-0, bello, pulito, pulito. Gol di Reid, Naga e Morris. Sono ammonito a Amponsà, sono usciti proprio Reid, Naga e Claudio per Teco e Morris. Bella così, raga, 3-0 pulito contro il Doncaster. Siamo una schiaccia sassi, raga, siamo una schiaccia sassi, non ci ferma nessuno. Andiamo a fare gli allenamenti. Allora, andiamo a fare un attimo gli allenamenti. Perché i difensori sono ancora rotti? Chi è? Ah, perché Harwood è rotto. Ok, ok, va bene. Allora, alleniamo gli attaccanti. Tanto, raga, tutti si devono allenare. Quindi, quando torneranno quelli dall'infortunio, riprenderemo a fare gli allenamenti anche per loro. Andiamo avanti in classifica, signori miei. Andiamo avanti in classifica. Che sto dicendo? Andiamo avanti nel calendario. Serie di mail. Allora, secondo squadra primavera, okay. Vinto premio allenatore del mese, grande signor Papa, lieto informare che i risultati ottenuti dalla squadra Marecambe ha vinto il primo allenatore del mese, le meritarlo non sono dimostrato a tutti le sue qualità. Rebecca, non leggiamo il cognome perché non si può leggere, signori miei, ufficio stampa Football Association, grazie Rebecca, grazie mille. Vediamo i nostri osservatori che ci portano, raga. Olerei dalla Svezia, Carls Brangston 68-92. Questo non sembra male. Continuiamo ad osservare più da vicino. Oscar Persson 63-87. No.
Erik Bergström, il fratello di quello di lì, 64-86, no. E poi abbiamo Mats Lundberg, 56-78, no. Teniamo solamente questo Karls Bergström, che è un 68-92, calerà ora di botto, raga, questo sarà un 80 scarso. Però ce lo teniamo lì. Morris invece che ci ha portato dalla Spagna con furore, abbiamo Martin Miguel, 54-72, no. Maxi Gonzalez, 60-82, no. Fernando Romero, 62-86, no. Xavier Camacho, 63-87, no. Alexander Navas, 55-75, no. E Miguel Benitez, 55-75, te lo puoi incartare e riportare in Spagna, come si suol dire, per usare una terminologia pulita, pulita, ragazzi, una terminologia pulita, te lo puoi incartare e portartelo a casa. È tornato anche Nicky dal Camerun. Vediamo che ci ha portato Nicky dal Camerun, signori miei. Allora, Malik Dangbo, 64-86, no. Musa Amponsah, 73-94. Questo è interessante, questo è interessante. Continuiamo a seguire. Damani Diaganà, 61-85. Sembra buono, ma non ha un basso overall. E poi Amadou Diakaba, 61-85, no. Questo Musa Amponsah ce lo teniamo a continuare a osservare, raga. Sì, continuo a osservare più da vicino. No, no, non lo disprezzo. Giochiamo contro il Fleetwood, signori miei. Allora, Watts gli facciamo fare un'altra partita titolare così si tranquillizza. Salazar lo facciamo fuori per Hamilton. Mitchell facciamo giocare un turno. Ah no, cosa è ancora rotto il cinese. Sullivan facciamolo giocare. Amponsah raid fuori per Mariani. Esposito Naga Claudio. Allora, Esposito se ne torna in panchina. Facciamo giocare Nicholson. Così teniamo a Claudio e Naga là davanti. Dugo e Morris in panchina. Dugo e Morris in panchina. Speriamo che siano buone questa formazione per portarci a casa anche 3 punti contro il Fleetwood, che non è fra i primi 6. Sabato 5 marzo 2022, loro vengono da un pareggio contro il Rockdal. No, che ce famo? Ci vinciamo 2-0, doppietta di Naga, raga. Doppietta di Naga spettacolare. Perfetto, ragazzuoli. Quindi, però, è uscito Nicholson per Esposito. Però, ci portiamo altri 2 punti, altri 3 punti belli a casa, puliti, puliti. Bella così, non diamo fastidio a nessuno. Dai, di brutto. Salazar è contento dell'elevato numero. Allora, intanto, prima cosa andiamo a fare gli allenamenti. Prima cosa. Non ci confondiamo e non ci perdiamo sulle cose importanti. Continuiamo a allenare i centrocampisti, così vediamo se Cunningham riesce a salire un altro poco di overall, che comunque è un centrocampista che ci può tornare utile. Bravo Cunningham, che sale proprio lui a 57 e l'altro Doue sale a 54. Va bene, va bene. Siamo messi abbastanza bene comunque, raga. Abbiamo degli ottimi giocatori, degli ottimi giovani che stanno crescendo. Andiamo a leggere questa mail, che chi è Salazar, che è contento dell'elevato numero delle partite. Bravo Salazar, sono contento per te. Vaz, spero che in tutto questo si sia un attimo rincuorato, perché già sono 2 partite di seguito che gioca. Quindi spero che Vaz sia contento del suo attuale minutaggio. Noi adesso contro chi andiamo a giocare? Contro non so quale squadra. Siamo sempre primi con 2 partite in più, raga. Dai, come si fa a vedere una classifica con 2 partite in più? Salazar sta attraversando un buon momento. E va bene, Salazar mio, questa te la giochi. Ci penserò, ma lo faremo giocare. Forse gli abbiamo dato un turno di riposo. Allora, sì, infatti, facciamo giocare. Allora, Claudio Naga. Allora, Naga torna via per Morris. O'Sullivan fuori per Casadei. Amponsah Mariani fuori Amponsah dentro Reid. Lo mettiamo da questa parte. Nicholson, Mitchell, Hamilton fuori per Salazar. Vazza, la facciamo giocare ancora. E Drollo è pronto. Ci siamo, no? Sì. Facciamo, no, aspettate. Vuoi salvare le modifiche? Prosegui con le modifiche. Facciamo un turno di riposo a Nicholson e facciamo giocare Esposito, che è un po' arrabbiato. Nicholson ce lo portiamo in panchina, così eventualmente lo facciamo subentrare, lo farà subentrare il mio secondo allenatore, e vediamo se riesce a risolverla lui la partita. Siamo fuori casa contro il Southend, il Southend, che viene da 3 sconfitte di fila, l'ultima contro l'Ipswich, sabato 12 marzo 2002. Che ci facciamo? Ci vinciamo 1-0 col di Casadei, ma io vi amo, io sono innamorato di questa squadra, raga, ma sono spettacolari. Gol di Casadei, signori miei, sono usciti Reid, Morris e Claudio per Naka, Teco e Nicholson, ammoniti Esposito e Mitchell, va bene.
Va bene lo stesso, va bene comunque così, raga. Altri 3 punti portati a casa, altri 3 punti portati a casa. Allora, Salazar è contento. Allora, andiamo a leggere un attimino le mail. Così poi Salazar è contento, l'abbiamo fatto già, abbiamo fatto la scelta giusta. Prestazione autorevole. Bravo Salazar, bravo Salazar. Poi andiamo a fare gli allenamenti. Abbiamo allenato il centrocampista, andiamo ad allenare gli esterni. Dai, è così. Così facciamo crescere anche loro. Nicholson si allena 2 volte. Devo sistemare questo discorso. Perché si allena 2 volte Nicholson? Non lo so, vabbè. E questa l'abbiamo fatto, questa l'abbiamo fatto. Andiamo avanti, signori miei, con il calendario. Arriviamo alla prossima partita, che è il 19 marzo. Il 19 marzo arrivano delle mail, giocatori impegnati con le nazionali, ok. Giocatore ristabilito. Chi è che è tornato? Giocatore ristabilito. Watanabe. Oh, è tornato dall'infortunio Watanabe. Giocatori impegnati con le nazionali. Abbiamo Nicholson con la Scozia, McKinley con la Scozia e Raja con l'India. Ok, quindi perdiamo il nostro portiere titolare. Va bene, va bene. Allora, ragazzuoli, noi siamo primi a 88 punti con 39 partite. Portsmouth secondo con 37 partite a 83 punti. Quindi abbiamo 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica con 2 partite in meno. Quindi dovessero vincerne tutte e due, comunque ci supererebbero. Invece sull'Hull City ne abbiamo 6 punti di vantaggio. Quindi dovessero vincere tutte e due le partite che sono in ritardo. A pari punti, non so se siamo noi secondi o loro secondi. Detto questo, voglio semplicemente vedere quante partite realmente ancora ci mancano, raga. Allora, ci manca questa contro il Rotterdam, poi abbiamo il Colchester, poi abbiamo, mamma mia, una sfilza di partite, Rochdale, Swindon, Dons, Oxford e Portsmouth ad aprile, ed è finita. Ah, ok, perfetto, quindi abbiamo le ultime 5, 6, 7, 8 partite, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite, le ultime 7 partite abbiamo, signori miei, e il campionato è finito, quindi abbiamo cercato di fare il meglio che possiamo in queste ultime giornate. E detto questo, adesso io mi fermo qui, così il prossimo video poi ripartiamo da questo punto preciso. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quello che fate per il mio canale. E noi ci vediamo sempre qui sul canale, se sono diventato ripetitivo, hashtag canale se l'ho detto troppe volte, e con un prossimo video. Bella raga, ciao!